per i valdostani il Thor è una gara unica. Anche a me tutti i giorni, quando vado anche a comprare il pane la mattina, cioè, non gli interessa se faccio altre gare. La domanda è sempre la stessa: farai il Thor quest'anno? Quindi quando vado in giro per la Val d'Aosta il mio nome è associato al Thor e quindi questo mi fa enormemente piacere, perché poi anche i giorni della gara, quella settimana, la seconda settimana di settembre è proprio la festa della Val d'Aosta, no? È una cosa eccezionale per me, da valdostano ancora di più, però basta vedere gli occhi di ogni concorrente che taglia il traguardo, qual è l'emozione del Tour de Géant, ma proprio per le persone che hanno incontrato lungo il loro viaggio, che hanno dato a loro un'energia veramente inaspettata. Per me questa emozione è triplicata. Devo proprio qua davanti a casa mia passare queste persone, li prendevo per dei pazzi. Li vedevo come degli eroi. E poi, ahimè, mi sono ritrovato in mezzo a loro gli anni successivi, in una delle prime edizioni, allora, perché era il 2012, e da lì è stato amore a prima vista, perché comunque non me l'aspettavo, non mi aspettavo di trovare un'avventura del genere, una cosa veramente, veramente unica, che solo se la fai puoi capirla. Ti alleni per un anno intero con quell'obiettivo, poi però quando arrivi quella mattina a Courmayeur hai un grande punto interrogativo nella tua testa, perché non potrai mai essere pronto per un Tour de Géant, perché è diverso da tutte le altre gare. Mentre un maratoneta durante l'anno fa altre simulazioni proprio di maratone, fa magari un'altra maratona, noi un altro Tour non possiamo farlo, quindi quello è l'appuntamento clou. E anche gli allenamenti o le gare che hai fatto prima, al massimo state di 100 km durante l'anno. Però ecco, il Thor è 3,5 volte quella gara lì da 100 km, quindi è come un maratoneta che magari ha fatto una gara di 10 km al massimo in preparazione, poi arriva il giorno della maratona e deve farne 42 di chilometri. Sì, prepari ogni dettaglio, ti sei allenato, però quel giorno lì arrivi in partenza e hai veramente nella tua testa un vuoto, non sai cosa ti aspetta, sai solo che devi partire e cercare di superare passo dopo passo tutte le crisi che incontrerai lungo il cammino. Momenti bellissimi che contrastano però fortemente con dei momenti di crisi, perché quelli ci sono, però sono ampiamente ripagati da tutto quello che trovi. Le albe, i tramonti, in cui sei da solo in un colle, e ogni anno è diverso, perché ogni anno arrivi in un'ora diversa, arrivi in un'altra condizione, in un'altra situazione, ed è veramente una cosa unica, che anche lì può essere un viaggio in completa solitudine, quindi un viaggio dentro te stesso. Sometimes it passes very fast, so you don't know what you thought the last hour. It's like this flow state. That's basically probably the best that you could be. But then you have like the worst, the very bad moments where you are in pain or you have a low, mental low, whatever. I just try to focus on myself, what's the problem, if it's the nutrition or whatever, and set myself another goal to get to the next station. Yeah, during the race, sometimes I'm singing sometimes, only in mind, not loud. Sometimes I swear loud, but that's very late in the race. And I'm praying a lot as well. And yeah, thinking about different things, and sometimes it's quite funny where the mind is going. And
un viaggio dentro te stesso non è sempre bello, però ogni volta ti dà un qualcosa, nel senso che hai modo veramente di slegarti dalla realtà, completamente sei tu da solo in questa bolla, io la chiamo proprio la bolla in cui mi ritrovo per tutta la settimana, in cui sono io contro il mondo, okay? Perché tutti sono lì a supportarti, a darti una mano, a farti il tifo, però poi sei tu. Ti guardi allo specchio, sei tu col tuo zainetto, con i tuoi bastoncini, le tue scarpette, e poi alla fine devi farli te tutti quei chilometri. E le crisi, sì, tutti sono lì a incoraggiarti, però devi superarle te. E quindi i momenti di stanchezza, sì, hai tante gioie, però comunque devi passarle te. E per far questo, comunque, questo tuo viaggio è un tuo viaggio interiore che ti porta cose belle e cose brutte, però sicuramente cose uniche che porterai con te, porterai nel tuo cuore per sempre. Io adesso ogni tour che ho fatto, tutte 10 le edizioni, sono stati 10 tour completamente diversi l'uno dall'altro e ogni volta un viaggio completamente diverso e di cui ricordo comunque ogni istante, ogni momento. But usually it's very nice to have also like courses you don't know, because then you can enjoy a little bit the nature, or you also have moments where you see like the fans who are supporting you, and that's also nice. Maybe you have another minute in an aid station to talk with someone you don't know. L'ho alternato a poi dei momenti in cui incontri delle persone che magari non parlano neanche la tua lingua, con cui fino a 10 minuti prima non avevi nulla da condividere, e poi scopri grandi amicizie, come è successo a me, che poi vanno avanti negli anni e sono poi le amicizie poi le più vere, le più sincere, perché comunque le hai trovate in un ambiente che è il tuo ambiente, quindi con persone veramente, veramente uniche. Franco, as an athlete, it's just crazy successful in different distances. I think that's not normal, and it's very hard to be so successful in 40k and 80k and 100k distances when you are so successful in 360, 50k races. As a human, as I know him by now, he's a great person, and it's someone definitely to look up, and you're not doing something wrong if you're looking up to him. And devo dire la verità, è stato molto bello anche quando passavamo già nei villaggi, che la gente faceva il tifo a Franco e a Jonas, perché l'anno precedente eravamo sempre in due e la gente tifava per me, e questo a me comunque un po' mi è sempre dispiaciuto, perché non se lo meritava. E Jonas, infatti, ne abbiamo parlato tante volte di questo, e mi diceva: Franco, tu sei il Thor. Però non è vero, cioè il Thor, già nel 2022 il Thor siamo stati due, non solo io. Prize giving was, yeah, that is just really cool to see other runners and to see, even if you are, I don't know, on place 100 or whatever, they are super proud. It's a very crazy performance to finish, and I always ask myself, what's worse, to finish Tour de Géant in around 70 hours or to have like the 6.5 days, because like the sleep deprivation is worse, and tiredness is even worse in the last days. Everyone has my full respect to who finished, who is even taking the start line, and that's actually crazy. And you see a lot of emotions during the prize giving, and that's really cool. After the race, or after prize giving, I was just like soaked up with all my energy. I had to take lots of, like 2 weeks I've done nothing, I think, and I had to re-energize a little bit. And there, I think what changed is that more people, especially in Italy, recognize me, and it's
very heartwarming how they walk up to me. Really thankful for that. Non mi piace tanto dire che Jonas è il mio erede, che era un po' la mia Jonas è Jonas. E i dati dicono che è il nuovo re del Thor, punto e basta. Quindi nel 2022 il re del Thor è Jonas, Franco no, perché si è ritirato, e quindi è giusto che si meriti lui tutto quello che mi sono meritato nel 2022. Quindi non è che è il mio, non è che Jonas è il mio amico, che Jonas è il re del Thor 2022, punto e basta. E quindi avrà lui lo scettro fino al prossimo settembre, e dopodiché si vedrà. Sorry. Yeah, it's a big race. It's one of my favorite races. Definitely. Even if it's in Italia and in Italy, and even if I'm not Italian, I think I have lots of sympathies there. Yeah, I feel it a lot.